Salve, benvenuti o bentornati, io sono Salvo e oggi vi voglio portare con me a montare dei pannelli solari qua in questa zona, in questa villetta, che è la villetta dove io in estate passo il mio tempo e in inverno vengo saltuariamente per dare a beverare delle piante e quindi tengo tutte cose spente, però essendo che sono spente ma mi mantiene alcune cose tipo tutti i sonoff sono collegati all'interno e tutte le telecamere domotizzate e tutto quello che c'è consuma intorno alle meno di 300 watt. Oggi andiamo a fare un impianto con due pannelli con delle batterie sempre di riciclo, che chi mi ha visto nel secondo canale le ho caricate e sono tutto ok, sono delle batterie utilizzate, quella era quella della mia macchina che l'ho sostituita e la sto riutilizzando per fare questo impianto. Questa invece era una batteria che mi hanno regalato e le la mettiamo in parallelo. Ora a poco vi spiegherò tutto quello che c'è sul tavolo e poi andiamo a montare i nostri pannelli solari, che sono questi qua, sono due pannelli solari da 100 watt l'uno, che poi questo impianto sarà ampliato e quindi sarà fatto con dei cavi un po' più grossi, anche se non c'è bisogno in questo momento, sarà fatto con dei cavi molto più grossi perché amplierò questo impianto nel futuro, quindi verso maggio giugno andrò a aumentare sia i pannelli che la produzione per mantenere la casa, cercare di mantenere la casa senza contatore, oppure utilizzare il contatore per la sera. E quindi userò solamente pannelli per la giornata e per la sera magari utilizzerò la rete domestica. E ok, a questo punto ragazzi, ora andiamo a vedere tutto quello che c'è qui. A questo punto vi chiedo di lasciare un like verso sopra in fiducia, iscrivervi qua sotto al mio canale, e è gratis ragazzi, non vi chiedo nulla. E poi ci sono anche i miei canali Telegram, Telegram Discussioni, un sito, il mio sito. Qua sotto ci sono anche degli abbonamenti se vi volete abbonare. C'è anche, se non vi volete abbonare, grazie, mi offrite un caffè, tutto accetto, accetto tutte cose ragazzi, anche perché queste cose la maggior parte sono state acquistate, ma la maggior parte sono state anche, già c'avevo qualche cosa, poi vi spiego anche quello. E quindi questi video li devo fare anche per farvi vedere cosa ho acquistato e cosa non ho acquistato. E niente ragazzi, a questo punto un'altra cosa ancora, questo video potrebbe essere talmente lungo che verrà spezzettato, quindi cercherò di fare un video intorno ai 20 minuti e poi farò più serie, anche perché non arriverei a montarlo tutto, faccio tutte cose sole, quindi scusatemi. Ma poi andremo a vedere anche i consumi sulla bolletta se sono reali oppure no. Ok ragazzi, e ora sigla. Ok ragazzi, andiamo a vedere quello che dobbiamo utilizzare per fare questo impianto fotovoltaico. Allora, la cosa importante sono i nostri pannelli, che ora nel frattempo che io li vado a montare là sopra vi spiego anche tutto quello che è da vedere sui pannelli fotovoltaici, ma su questi impiantini così piccoli non è importanza. C'è importanza, ma dobbiamo andare a vedere una cosa. Allora, i pannelli vanno accoppiati, prima che comprate i pannelli vanno accoppiati al nostro regolatore di carica. Ragazzi, questo è un regolatore di carica, non lo comprate, questo non lo comprate, io ce l'ho, lo sto utilizzando perché più avanti sarà lo sostituisco con uno, comprerò un altro. Io utilizzo le Piper, molto probabilmente quello che avrò, che avete visto nell'altro video, le Piper di casa, lo smonterò e lo porterò qua e lì comprerò un inverter ibrido. Comunque, questo è il regolatore di carica, non fa altro che far entrare i pannelli solari, anche ora perché vi spiego perché entrano qua i pannelli solari, e riusciranno di qua per andare alla batteria. Qua abbiamo altri due contatti che servono per alimentare a 12 volts e questo è il regolatore di carica. Allora, la prima cosa da comprare è il regolatore di carica. Quindi dal regolatore di carica, se vediamo intanto cosa dobbiamo fare, prendiamo il regolatore di carica giusto. Questo è un regolatore molto economico ed è un W88C, non lo comprate ragazzi, già ve lo dico da ora, se dovete fare piccole cose tipo dovete illuminare due lampadine, dovete accendere, allora vabbè, ma casomai non lo prendete direttamente. Un'altra cosa che dovete prendere
Le batterie le potete andare a prendere da chiunque, anche se fate la sostituzione delle batterie della macchina come ho fatto io l'ho presa dalla macchina mia e stanno funzionando, vanno benissimo, vi ho fatto anche la prova, le ho caricate, sono ottime. Altre cose da prendere, la sezione del cavo. La sezione del cavo, io in questo caso sto passando due cavi da 10 mm e questi ragazzi li dovete comprare, costano un botto perché ormai il rame costa, quindi fatevi anche questi calcoli. Li sto mettendo da 10 solamente perché là sopra metterò sul terrazzo, metterò più pannelli solari, arriverò forse a 6 a 8 pannelli solari, vediamo ora, vediamo come poterlo fare. E quindi gli ampere passeranno abbastanza perché metterò tutto a 12 volts, non farò né serie, farò tutte paralleli, non farò nessuna serie, che poi anche vi spiego perché a casa c'ho tutta la serie, qua là c'ho la serie parallelo, qua c'ho solamente tutto parallelo. Ok, poi l'altra cosa che dovevamo andare a acquistare sono almeno un centralino, se dovete fare qualche cosa di piccolo, ci sono anche più piccoli, dipende quello che dovete fare. Questo qui è un centralino da mettere esternamente, delle cassette di derivazioni, non so se dovete fare delle derivazioni, e poi anche dei morsetti, questi sono dei morsetti per poterli attaccare alla batteria, già due ce l'ho montati perché erano già montati sul mio impianto fotovoltaico. Ovviamente la cosa più importante è il nastro isolante rosso e nero perché dobbiamo andare a fare delle cose. Io ho acquistato anche questo scaricatore sovra tensione per corrente DC. Questo qua costano pochissimi, vi lascio anche tutti i link qua sotto in descrizione se volete acquistarli. È un 1000 V DC. Dovete comprarlo questo qua, ragazzi. Va collegato a terra. Poi che ci abbiamo? Poi abbiamo, forse utilizzeremo questi contattori qua per fare lo switching della rete, ma in questo momento non ci interessa, poi lo faremo avanti. Un differenziale vi serve per forza, dei magnetotermici, io qua ho tanti magnetotermici per sezionare le linee e anche i pannelli fotovoltaici, anche perché non voglio staccare niente. Avevo preso anche dei portafusibili, ma molto probabilmente non li utilizzerò. Poi stiamo utilizzando in questo caso, ecco qua è la cosa, il fatto del regolatore di carica. Noi poi andremo a comprare un piccolo inverter. Questa è un'onda pura, quindi è un massimo, un picco di 600 watt, ma a tensione normale è 300 watt, quindi qua possiamo caricare fino a 300 watt, quindi abbiamo delle apparecchiature che in questo caso è il mio caso perché ho calcolato tutto. Questo da qua mi uscirà 300 watt di corrente, posso tirare fino a 300 watt, magari 400 ci arriviamo. Io già ho fatto dei calcoli e poi parleremo anche dei calcoli e come si fanno i calcoli per dimensionare il vostro impianto. Non vi preoccupate, queste cose sono tutti in questi video. Questa, ve l'ho detto, è una serie. Questo è il secondo video della serie. E quindi abbiamo un inverter con on e off, la presa, i due LED e l'entrata delle batterie. Questi li ho stampati io con la stampante 3D perché mi serve per farlo respirare un poco. Non vorrei che riscaldi troppo, ma in questo periodo. Poi abbiamo anche un fusibile di protezione per la batteria. Ho stampato anche questo perché lo andrò a posizionare a muro. Questo io schiaccio e mi si interrompe la batteria, così non ho nessun problema sull'impianto. E poi ci saranno gli spinotti MC4 che ci serviranno per fare le derivazioni dell'impianto. Vedremo anche come funzionano. In questo caso ho preso anche degli sdoppiatori MC4 perché collegheremo qua i due pannelli, abbiamo il positivo e il negativo. Poi andiamo a vedere anche come si controlla il positivo e il negativo. E poi un'altra cosa ancora che non ci dobbiamo scordare, siccome farò un parallelo, andrò a mettere dei diodi di blocco. Perché essendo che sono in parallelo, se un pannello se ne va in ombra, si ciuccia tutto quello che c'è e si blocca. Questo fa
non fa passare la corrente, anche se a bordo, mi raccomando, dovete prendere dei pannelli solari con il bypass, ci sono dei diodi bypass, aprite la scatola, lo vediamo pure anche quello, e questo dovete prendere pure. Mi pare che non c'è più niente. A questo punto possiamo direttamente andare a spacchettare i nostri pannelli e ce li saliamo là sopra in terrazza. A dopo. Allora ragazzi, una volta che ci siamo, dove abbiamo salito i nostri pannelli, dobbiamo andare a spacchettare. Io vi consiglio, una volta che li spacchettate, scusate le spalle, di controllare l'integrità, che molte volte mi è capitato che i pannelli erano un po' piegati o anche rotti. Quindi controllate bene. E poi andiamo a fare anche un piccolo test sui pannelli se funzionano, cortocircuitati. Allora, questo è il pannello da 100 watt, Germania Quality 25 anni 100 watt. Questo è il primo pannello, spacchettiamo anche l'altro. Il pannello è perfettamente, controllate se sono piegati, queste qui non ci fa niente se sono piegati, glieli riportate indietro, perché tanto sono in alluminio, si riaddrizzano, niente di preoccupante. Ora andiamo a vedere quello che troviamo nel pannello. Ovviamente il pannello è composto dalla cella, queste sono le celle solari, e dietro andiamo a vedere che c'è questa scatoletta che di solito ci sono i diodi bypass. Ora la andiamo ad aprire, ci vuole un giravite, ora ce lo procuriamo. Nel frattempo andiamo a vedere le caratteristiche. Allora, col sole che abbiamo oggi non si riesce a capire tanto, ma vi dico io. Allora, 1000 watt, STC 1000 watt, millimetri 2,am. Allora, abbiamo qua la potenza, che è potenza massima 100 watt. I pannelli, anche se sono 100 watt, non li prenderanno mai i loro 100 watt, ma un 20% li perdete sempre. Poi abbiamo voltaggio 17,6, questo qua cortocircuitato, così, senza cortocircuitato, cortocircuitato. E poi abbiamo come ampere, abbiamo 5,71 ampere, non ci arriveremo mai, 5,71 ampere, quindi sono, vi faccio anche poi il calcolo dopo. Con circuito aperto viene 21 watt dovremmo avere. Ora facciamo la prova col tester. Short corrente, la short corrente dovrebbe essere 6,4 ampere. Poi abbiamo
Minimux bypass diodi ci sono, fusibili ci sono pure, quindi questo pannello è dotato sia di fusibili che di diodi. Quindi ora vado ad aprire questo e vediamo che cosa c'è dentro. Ok, questi sono i diodi di bypass. Praticamente questo qui, se una stringa di questi pannelli va in ombra, praticamente lui cosa fa? Questi diodi non fa più portare la corrente indietro, non si dovrebbero danneggiare i nostri pannelli. Allora, poi abbiamo i cavetti, che di solito sono scritti con più e meno, ma in questo caso non ci hanno scritto più e meno, ma sarà scritto dietro la scatola. Vediamo se è vero. Allora, questi chiudetela bene sempre, perché è tutta sigillata. Sì, infatti questo cavo qui c'è scritto qui meno, quindi questo sarà meno, e quest'altro filo qui che c'è il simboletto più e più. Vi consiglio di prendere il nostro isolante e passarglielo qua rosso e siete a posto. Questo è per quanto riguarda i nostri pannellini. E allora, in pratica, ora noi metteremo dove ci sono questi blocchi di cemento, che ci faranno anche da zavorra. Costano pochissimo, ragazzi, tipo un blocchetto di questo mi pare sia intorno alle 2 euro, 2 euro e 50, non mi ricordo. Praticamente è un 50-25-20, dovrebbe essere una cosa di questa. Li posizioniamo qua sopra bassi, anche perché in inverno i pannelli prendono di più, messi più stirati, cioè guadagnano molto di più quando sono molto stirati, perché il sole noi ce l'abbiamo molto alto, che fa la sua comparsa. Deve essere posizionato possibilmente a sud, sud-est. Questo lo dovete poi calcolare voi, anche perché se ci avete delle ombre, per esempio io qua ho dei muretti, potrei avere delle ombre, quindi potrei mettere più indietro o più avanti. Questo dipende tutto da dove andate a posizionare. Controllate se ci sono ombre. A me il sole mi sorge da questa parte e mi comincia a girare da questa parte. Teoricamente non dovrebbe avere nessun problema, tranne questi due muretti qui, ma problemi non ci dovrebbe essere. Ok, mi preparo per posizionare due pannelli su questi due blocchetti e andiamo avanti. Allora, vado a posizionare questa staffa qua sopra, così, in questa maniera, al centro, proprio al centro, perché tanto non mi interessa, lo vado poi a posizionare sopra al blocchetto. Quindi lo blocco qua con due viti normalissimi, mi serve solamente da piccola zavorra, niente di particolare, e una volta posizionato lo vado a mettere direttamente sul pannellino, sul blocchetto di cemento. Ok, andiamo. Ok, una volta fatto questo, abbiamo visto che posizionandoli così va bene. Andiamo ora a testare con il tester quando sta funzionando. Quindi andiamo a prendere il nostro multimetro, lo mettiamo in VC e andiamo a in controllo DC e andiamo a controllare quando sta consumando. Allora, prima che li fissiamo, andiamo a controllare. Allora, abbiamo detto che questo è negativo e questo è positivo. Allora, se io mi metto davanti al pannello, questo è col circuito aperto, senza cortocircuitato, praticamente sta meno 25, vabbè, perché ho messo i puntali al contrario, non è un problema. Quindi questo già sta lavorando molto bene. Questo pannello è 25 volts e 2, già prende abbastanza sole, quindi questo punto secondo me va benissimo. Andiamo a vedere gli altri due, vediamo se riesco a prenderlo. Riuscirò a farlo passare di là.
Ok, questo è l'altro pannellino, vi dico io quando sta consumando, cioè quando sta assorbendo 24,54, quindi quello lì sta assorbendo un po' di meno. Potrebbe essere anche una questione 24,54, comunque sta funzionando anche lui, quindi questo era 25, questo una maggiore, no, lo stesso 24,94 è un momento di sole. Ok, a questo punto comincio a fissare i blocchetti e continuiamo a fare l'impianto. Praticamente ora l'impianto farò passare qua sotto i cavi e me li scenderò qua sotto, perché dove andrò a mettere tutto per l'impianto fotovoltaico, dove gestirò tutto il mio impianto fotovoltaico. Poi qua andrò a piazzare altri pannelli solari. Arriverò fino a 6 pannelli solari, poi non lo so, più avanti metterò 8, no, non lo so. In questo caso scendiamo due cavi da 10, bastano per due pannelli, anche due cavi da 4, ragazzi, non vi preoccupate, io lo sto facendo solamente perché più avanti lo amplierò. Ok, continuiamo e via. Ok, una volta zavorati questi non si muoveranno più, i massi pesano i blocchetti di cemento, andiamo a mettere i nostri diodi di protezione, di blocco sia per un pannello che per l'altro e poi mettiamo due sdoppiatori, praticamente questi due sdoppiatori entreranno qua, il positivo e il negativo, da questo è negativo, questo è positivo e questo è negativo e questo sarà messo uno per ogni pannello, così non tornerà più come ora sta arrivando per esempio ombra qua in questo si bypasserà direttamente e funzionerà solo quello. Ovviamente così non si bruciano i pannelli. Ok, andiamo a installare questi e via. Ok, ovviamente se non vi ricordate qual è il positivo e qual è il negativo, basta riprendere i cavetti, mettere il tester. Praticamente questo è il negativo, mettere il tester al suo posto e vedere qua, questo qua è il positivo, quindi se io non mi ricordo, anche per la prossima volta, metto il nastro isolante rosso su questa intestazione qui, sono sicuro che questo qui è il mio positivo, non so, domani mi sveglio male, voglio staccarlo, non mi ricordo più qual è. Questo è positivo. Nel positivo andiamo a mettere direttamente il diodo di blocco, questo è un diodo di blocco da 20 A, metto da 20 A e lo collego qua. Questi sono tutti MC4 che praticamente sono già stagni, quindi potete già metterlo tranquillamente. Dall'altra parte non metterò niente per ora, vado a prendere gli altri due cavetti e me li passo da questa parte e metto l'altro diodo di blocco. Ok, vado sempre a mettere il cavetto un po' corto, vado a mettere un po' di nastro isolante anche qua, così so qual è il positivo e qual è il negativo, e vado a mettere il diodo di blocco. Ok, diodo di blocco è inserito qua, è messo qua, ragazzi. A questo punto se io vado a mettere il negativo nel mio multimetro mi fa passare la corrente 24,7. Andiamo a vedere anche l'altro, anche perché potrebbe essere anche guasto, e quindi facciamo questa prova. Ora ci sono io, ok, e anche questo è andato. Allora, a questo punto che cosa dobbiamo fare? Questi cavi
come sovraimpressione, dobbiamo sdoppiarli con questi sdoppiatori qua. Ce n'è uno per maschio e uno per femmina, uno positivo e uno negativo. Allora, il positivo, che è dove c'è il diodo di blocco, lo vado a collegare qua, ok, e l'altro lo vado a collegare da quest'altra parte, ok. Il diodo di blocco in questo caso è stato collegato. Ora vado a collegare i negativi che vanno sugli altri, l'altro sdoppiatore che è inverso all'altro qua. Quindi prendo un negativo, lo collego qui, e un negativo lo prendo qua. Se io ora vado a controllare sui due capi col multimetro, sarà sempre, aspettate che cerco di posizionarlo, ok, mi dà sempre 24 e 26. Però abbiamo gli ampere, perché gli ampere si sommano. Praticamente se abbiamo 6 ampere e 6 ampere, in questo caso da qua stanno uscendo esattamente 12 ampere. Quindi servirà per caricare le nostre batterie a 12 ampere. Come i watt si sommano sempre, quindi 100 watt e 100 watt sono 200 watt. Se metto altri 4 pannelli saranno 600 watt. Ok, continuiamo. Mi devo andare a passare ora tutta la linea da qua fino a sotto, quindi mi farò dei cavetti, questi cavetti li metterò dentro una guaina per proteggerli, perché passeranno al sole di qua, e questi poi li posizionerò sotto per non farli toccare dall'acqua, quindi con delle fascette semplicissimi li vado a bloccare. Ok, a dopo. Allora ragazzi, a questo punto dobbiamo andare a utilizzare dei connettori MC4 e fare due discese. Le discese saranno fatte, nel mio caso, da 10, filo da 10, quindi avremo un negativo, lo faccio nero, e il positivo lo faccio marrone, così si avvicina più al rosso, non è proprio rosso, vabbè, e li scenderò fino a sotto. Quindi passerò il cavo e lo andiamo a fare, e andiamo a intestare due spinottini, un maschio e una femmina, per collegarli. Non lo faccio qua sopra, ragazzi, si sta morendo del caldo. Siamo a novembre, si muore. Ok, andiamo e andiamolo a fare. Ok, a questo punto dobbiamo andare a spellare il nostro cavo, sia il positivo che il negativo. Allora vi ripeto, che se per caso non vi ricordate, io mi sono segnato che questo qua sarà positivo, sennò poi se sbaglio è un gran casino, perché questi spinotti sembrano niente ma costano. Questi l'ho dovuto comprare a parte, perché questi qua costano e vanno a pacchi di 10, mi pare che siano. Vi lascio sempre il link in descrizione. Vi voglio dire anche che esistono dei cavi già belli fatti, quindi vi lascio anche il link in descrizione dei cavi belli fatti, così non dovete andare a fare questa cosa che sto facendo io. Ma io in questo caso, siccome già l'ho comprato, il cavo l'ho preso a parte, ho preso da 10, l'ho preso io. Allora, in pratica abbiamo, per questo tipo di spinotto, tanto si apre, abbiamo una gommina, la gommina va inserita dentro il cavo, infatti ho visto che è fatto apposta per questo, e quindi si fa così: prima si inserisce la rondella che va a fare la tenuta stagna, e poi si passa questo qui. Una volta fatto questo qui, qua dentro abbiamo il punto dove andare a collegare. Allora siete obbligati, perché questi qui, c'è quello piccolo e quello grande, c'è quello piccolo, quindi il maschio e la femmina, questo è quello piccolo, quindi sarà il maschio, scusatemi, e questo sarà la femmina, quindi questo qua andrà collegato qua. Come faccio a collegarlo? Praticamente vedi, già entra qua dentro precisamente, e poi questo qua va a inserirsi qua e fa una bellissima tenuta. Come facciamo? Andiamo a spellare andando il nostro cavetto. Dobbiamo spellare quello che basti, praticamente si dovrebbero saldare, io non li ho saldati mai, ha funzionato sempre bene lo stesso. Andiamo a spellare il cavo, attenzione quando lo spellate non perdete il rame, non tagliate il rame, perché quello è il rame, è quello che ci interessa a noi. Quindi spellate con la pinza, vi aiutate girare un po' il cavo. Allora, siccome questo cavo era già tagliato dalla macchina che ha tagliato il cavo, leviamo un pochettino di testa, lo facciamo piatto,
questo basta inserirlo qua in questa maniera. Ok, e con la pinza stessa andiamo direttamente a stringere il capo. Quindi ricordatevi di mettere sempre la rondella, questo, stringiamo il capo. Ok, se poi volete fare un lavoro più pulito, una saldatura, io qua non ho il saldatore, quindi non lo farò così. Ok, una volta inserito andiamo a mettere la gommina qua dentro e con questa qui andiamo a stringere. In pratica vi danno anche delle pinze per poter stringere, ma tranquilli, lo potete fare anche a mano. In pratica ci danno in dotazione queste pinze qui, che una andrà collegata qua e una andrà collegata qua, e serve per stringere in questa maniera. Quindi se non volete problemi, mettete uno qua e stringete. Però potete fare anche a mano, ragazzi, eh. Ve lo sto facendo vedere solamente per una questione di correttezza. Ok, e vedete che praticamente non c'è nessuna, la tenuta la fa qua, questo non si muove più. E la stessa cosa andiamo a fare per il morsetto, quello nero, che in questo caso vado io, lo faccio io, non ve lo faccio nemmeno vedere come si fa. Dobbiamo montare questo, andiamo a mettere la sua cannuccia e via, questo passa avanti. Ok, a questo punto mi sono preparato i cavi, ho messo una guaina per poter proteggere tutto, tutti i cavetti, quelli che staranno qua e quindi passeranno a terra per scendere dall'altra parte metterò del tubo rigido e andrò a collegare tutte cose insieme là sotto, dove farò una scatola, diciamo, c'ho un mobiletto vecchio in disuso che lo riutilizzerò per poter mettere tutta l'apparecchiatura, tipo gli interruttori magnetotermici, gli scaricatori e tutto quello che c'è da poter collegare. Allora, questo sarà il cavo da 10, due cavi da 10 che scendono sotto. Quindi collego qua e incomincio a prendere le misure per poter fare l'impianto elettrico, per poterlo scendere e per proteggere ovviamente i cavi, che non possono stare così all'aperto. Qua sotto saranno protetti pure. Andiamo a fare questa cosa. Ok, da questa parte andrò a mettere il tubo rigido per poterlo fare scendere là sotto. Thank you.
Allora ragazzi, una volta che abbiamo fatto tutto questo, ho messo questo scaffale qui, questo armadietto di recupero, è un armadietto che era in disuso, ma è una verniciata, è una pulita, va benissimo per quello che dobbiamo fare. Ho fatto arrivare i cavetti dei pannelli solari direttamente qua. Ora poi ci saliremo una linea e andiamo a finire su quella cassetta là, dove alimenteremo tutte le telecamere che già sono alimentate a 12 volt. Quindi ora questo video finirà qua, perché già si è prolungato un po' troppo. Facciamo la seconda puntata e ci vediamo a un prossimo video. Ok ragazzi, a questo punto io vi chiedo, se sono stato utile e vi è piaciuto questo video, mettete un like verso sopra, iscrivetevi qua sotto al mio canale, iscrivetevi al canale di Telegram e Telegram Discussioni, attivate tutte le campanelle, perché ragazzi arriveranno altri video come questi, che sono fantastici, anche perché ho intenzione di fare un altro piano a isola, solamente per una casetta dove metto gli attrezzi, con due pannellini piccolissimi, e accenderemo delle lampadine e magari qualche altra cosa. Quindi non attivate le campanelle, così vi arrivano le notifiche quando arrivano i miei nuovi video. A questo punto ragazzi è tutto, io vi ringrazio, ci vediamo al prossimo video, che è il continuo di questo registrando, e a un prossimo video. Ciao ragazzi, ciao.